il Monza, una squadra che attualmente non se la sta spassando molto bene, ancora a secco di vittorie. Già questo dato dovrebbe farci stare sull'attenti. Buon pomeriggio ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario del Teldarion. Oggi è vigilia di Napoli-Monza. Siamo usciti ieri dalla partita contro il Palermo. Abbiamo fatto le pagelle, il post partita. Se vi siete persi e se volete recuperarvi quei video, li trovate qua. Ogni volta mi confondo perché è specchiato. Oggi vigilia già di Napoli-Monza. Non parla Conte, in conferenza. Quindi facciamo un video sulla falsariga di quello fatto contro il Palermo. Quindi andiamo un po' ad analizzare gli avversari con i numeri e poi le probabili formazioni. Prima di fare tutto questo, però, una piccola comunicazione di servizio. Allora, domani il post partita non uscirà. Non uscirà perché domani sera ho una festa di compleanno in famiglia e quindi non avrò il tempo di registrare. Recupereremo lunedì con il video che fungerà sia da post partita che pagelle. Domani però uscirà il pronostico che ho registrato sui football di Napoli-Monza. Quindi domani non vi lascio senza video. Per Napoli-Monza ci sentiamo, ci aggiorniamo direttamente a lunedì. Detto questo, allora ragazzi, giochiamo in casa ancora una volta contro il Monza, una squadra che attualmente non se la sta spassando molto bene in campionato perché è diciannovesima in Serie A, ha raccolto soltanto 3 punti in 5 partite, 3 pareggi, 2 sconfitte, ancora a secco di vittorie. Già questo dato dovrebbe farci stare sull'attenti. Sulla carta tu dici no, giochi in casa contro la diciannovesima, dovrebbe essere una passeggiata. E invece no, perché lo sappiamo benissimo, queste sono le partite quelle più pericolose, sono le trappole vere e proprie. E lo stesso Conte ce l'ha detto in conferenza stampa post Palermo, di non, diciamo, guardare agli eccessi, di non sederci sugli allori, perché la partita col Monza riserverà sicuramente più pericoli, più insidie della partita contro il Palermo. Inizio la carrellata di dati dicendovi che a livello di XG, quindi di gol previsti, il Monza ha registrato 1.9, ok, di XG, ne ha fatti però 4, quindi sta overperformando per quanto riguarda la creazione e la produzione di gol. E questo dato è abbastanza paradossale perché se andiamo a vedere i dati offensivi notiamo subito che il Monza è una delle peggiori squadre a livello di fase offensiva, perché è praticamente l'ultima squadra, la peggiore in Serie A per tiri fatti, ne ha fatti soltanto 30, che in 5 partite sono pochi, una media di 6 tiri a partita. Di questi 30 tiri, 11 sono andati in porta, quindi poco più di un terzo, pochi tiri ma buoni. Questo è, diciamo, è l'interpretazione del dato. Inoltre il Monza è 20° per SCA. Cosa sono gli SCA? Sono le azioni che portano a un tiro, quindi si va a collegare appunto col dato dei tiri. 57 azioni da tiro fatte in 5 partite. Quindi a livello, diciamo, di fase offensiva siamo di fronte a una squadra che sicuramente ha delle difficoltà. Il dato però più importante del Monza per quanto riguarda la parte offensiva sono sicuramente i duelli aerei, perché il Monza è la seconda miglior squadra per duelli aerei vinti, è seconda solo al Cagliari. E ci ricordiamo bene la partita contro il Cagliari, dove siamo andati proprio in difficoltà sui duelli aerei. Aspettiamoci domani una partita sulla falsariga di Cagliari, quindi il Monza che cercherà di crossare il più possibile in area per Djuric, che tra l'altro è il miglior giocatore in Serie A per duelli aerei. La chiave della partita quale sarà? Non far crossare per Djuric. Qual è il giocatore che appunto procura questi cross per Djuric? Principalmente è Kyriakopoulos, l'esterno di sinistra del Monza. Quindi occhio ai duelli con Djuric, ma occhio anche a far crossare Kyriakopoulos. Dovremmo, diciamo, essere bravi a pressarlo spesso e a impedirgli di fare cross che possono essere pericolosi per il loro attaccante, che
che se non sbaglio è alto più di 2 metri, quindi per questo è pericoloso sui duelli aerei. A livello invece difensivo, il Monza comunque si comporta abbastanza bene perché è attualmente la 14ª difesa con 6 gol subiti. L'XG subito è di 5,6, quindi ha praticamente preso i gol che ci si aspettava. La cosa bella però è che è quarto per XG subiti, quindi a livello difensivo il Monza comunque sta registrando prestazioni importanti. Giusto l'ho messo come dato, il Napoli è terzo, quindi è poco più sopra del Monza, XG subiti 5,4 e il Napoli comunque ha preso 4 gol, ok? Quindi ha preso anche un gol in più di quello che avrebbe dovuto subire. È settimo per tiri in porta subiti, 19 in 5 partite, 5 in più rispetto al Napoli, ed è ottavo per parate effettuate, quindi Turati comunque è stato chiamato in causa abbastanza. Ha mantenuto soltanto una volta la porta inviolata. Ecco i falli. Qui un altro, diciamo, punto in comune col Cagliari, perché il Monza è la seconda squadra in Serie A per falli commessi ed è quarto per ammonizioni. Quindi il Monza fa tanti falli. Aspettiamoci quindi una partita sulla falsariga di Cagliari, cioè loro che verranno qui ovviamente a concederci il pallino del gioco. Vedremo sicuramente un Napoli stile Palermo, quindi che dominerà il possesso del palla, dominerà il campo, dovrà fare la partita. Il Monza tutto rintanato dietro, che cercherà di ripartire in contropiede, magari sulla sinistra con Kyriakoplos, che poi farà il cross per Djuric. Aspettiamoci magari rinvii di Turati su Djuric, che poi farà delle sponde o comunque cercherà di proteggere palla, però aspettiamoci anche tanti falli, quindi tante interruzioni di gioco, tanti momenti della partita spezzettati, come è successo col Cagliari. Vi dico solo una cosa: Izzo, che gioca a braccetto destro nella difesa 3 del Monza, gioca proprio sul lato di Kvara. Ecco, quindi aspettiamoci un duello Izzo-Kvara abbastanza importante. E Izzo, tra l'altro, è il primo calciatore in Serie A per falli commessi. Quindi bene o male sono questi i dati del Monza. Il canovaccio della partita sarà quello che vi ho detto, secondo me sarà quello che vi ho detto poc'anzi. La carrellata di dati finisce qui. Vi ho detto quelli più importanti, perché se mi mettevo a dire tutti i dati stavo qui mezz'ora. Quindi aspettiamoci, ragazzi, un Monza che verrà sicuramente principalmente per non prenderle, per ripartire, e la chiave tattica del match secondo me sarà non far crossare gli esterni, specialmente Kyriakoplos, e quindi non far arrivare il pallone in aria a Djuric, che di testa può essere è il giocatore più pericoloso che c'è in Serie A. A livello di formazioni, il Monza dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, quindi il modulo che usa ormai da un bel po' di anni. Turati in porta, difesa, Carboni a sinistra come braccetto, Maria al centro, Izzo a destra, Kyriakoplos e Pedro Pereira esterni di centrocampo, mediana abbastanza di quantità, ecco, mettiamola così, con Bondo e Bianco. Anche la tre quarti, diciamo che è abbastanza corposa, perché comunque dovrebbe giocare Pessina come trequartista, visto che Dani Mota non c'è per infortunio, Maldini a destra e Djuric davanti. Secondo me potrebbe essere anche una sorta di 3-5-1-1, quindi un Pessina che si abbassa sulla linea di Bianco e Bondo, che va quindi a creare questo centrocampo un po' più folto, un po' più corposo. Maldini trequartista dietro l'unica punta di Djuric, potrebbe anche schierarsi così il Monza. Occhio a Pessina, perché è 14ª in Serie A per recuperi palla e dovrebbe agire, diciamo, nella zona di Lobotka. Ok, quindi può anche essere che lo mette lì per dar fastidio a Lobotka e per non fare impostare l'azione. Il Napoli, diciamo che a livello di formazione non dovrebbero esserci sorprese, perché comunque hai fatto il turnover totale contro il Palermo proprio per avere i top freschi contro il Monza. Quindi dovrebbe essere confermata la difesa a 4, e questo, ragazzi, penso che sia un segnale definitivo sul fatto che Conte molto probabilmente ha accantonato la difesa a 3 per passare definitivamente la difesa a 4. E questo secondo me è una cosa positiva, perché la rosa comunque, l'abbiamo detto varie volte,
è stata costruita per giocare dietro a 4, perché tu a livello di centrali sei contato, ne hai giusto giusto 4. A destra comunque, giocando a 4, giochi con Di Lorenzo e non con Mazzocchi. A sinistra c'è comunque Olivera e Spinazzola. A livello di mediani hai, diciamo, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, dei giocatori che ti permettono di giocare con la mediana a 2, con davanti appunto un trequartista come McTominay, che è il trequartista che ti dà l'equilibrio, perché lui comunque sì, molto forte offensivamente, ma ti dà una mano anche in difesa. Aggiungiamoci poi Politano a destra e Kvara a sinistra che ti fanno fase difensiva, quindi con questi interpreti il 4-2-3-1 lo puoi fare, perché hai gente che ti fa fase difensiva anche in attacco. Quindi dovremmo aspettarci, secondo me, la formazione classica: Caprile in porta perché Meretti è infortunato, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, e a sinistra penso Olivera perché ha giocato Spinazzola giovedì, mediana composta da Lobotka, chissà, davanti Politano, McTominay, Kvara e Lukaku, unica punta. Poi, cosa importante, ovviamente, sempre la fase di non possesso col blocco alto e compatto, perché quello deve essere la base, perché altrimenti poi la fase difensiva diventa un problema. Quindi aspettiamoci un Napoli che dovrà fare la partita proprio come contro il Palermo. Aspettiamoci però anche un Monza che difensivamente comunque si sta comportando molto bene. E ripeto, attenzione a Kyriakopoulos che sui cross è pericoloso, e attenzione a Djuric. Quindi ragazzi, questo è stato un po' il video, non voglio farlo troppo lungo perché altrimenti diventa un po' troppo pesantuccio. Ditemi un po' la vostra nei commenti, ditemi un po' cosa pensate di questa partita, secondo voi come finirà, fatemi un pronostico se vi va. Il mio pronostico lo vedrete domani pomeriggio sui football. E detto questo, lasciando un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi mi raccomando che è totalmente gratis, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Buon sabato, un buon weekend in generale, forza Napoli, lo ripeto se non l'ho detto, e ricordiamo le parole di Conte post Palermo: non guardiamo troppo agli eccessi, non esaltiamoci troppo, perché già domani la partita sarà già molto più complicata contro un Monza che sì, magari offensivamente non è tanta roba, però ti può sicuramente creare tanti problemi se tu non scendi in campo con l'atteggiamento giusto. Quindi ragazzi, a domani col pronostico. Ciao!